presentata la sesta edizione della Corsa di Babbo Natale, organizzata dal dopolavoro dipendenti comunali. Una manifestazione podistica folcloristica che prenderà il via domenica 21 dicembre alle ore 9. Abbiamo ascoltato Carlo Bigioli, segretario del dopolavoro dipendenti comunali, che ci ha illustrato il percorso di questa manifestazione che nella scorsa edizione ha raccolto oltre 700 partecipanti. Questa è la sesta edizione della Corsa di Babbo Natale che si svolgerà a Brescia, presso il castello di Brescia. La partenza avverrà alle 9 di mattina e l'arrivo si presume che ci sia verso le 11. Il costo di iscrizione è 10 euro col vestito e il pacco gara, 5 euro con il cappellino pacco gara, 2 euro senza riconoscimento. E nelle edizioni precedenti la partecipazione dei nostri podisti è andata via via crescendo di anno in anno. Speriamo quest'anno di raggiungere un notevole numero di partecipanti, ma questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, ma l'obiettivo principale è che il dopolavoro dipendente del comune vuole abbracciare simbolicamente la città facendo uno scambio di auguri tra l'amministrazione comunale e tutta la cittadinanza bresciana. È una corsa non competitiva che si sviluppa su due percorsi, 9 km il percorso lungo e 4 km il percorso breve, per raggiungere via Pusterla, per salire dalla strada del soccorso, per raggiungere poi un ricco ristoro su in castello. Vuole raggiungere gli angoli più nascosti della nostra città, facendo conoscere ai nostri podisti le meraviglie della nostra città. In più, visto che siamo in un periodo natalizio, abbiamo voluto passare in via San Francesco. Come simbologia c'è anche la chiesa di San Francesco, dove a ricordo i frati cappuccini fanno sempre il loro presepio, per cui secondo noi è anche caratteristico passare di lì per riconoscere la cristianità della nostra città. Il termine ultimo per le iscrizioni è domenica 21 dicembre dalle 7 alle 8:30 direttamente in castello presso la partenza. Per informazioni è possibile contattare la sede del dopolavoro dipendenti comunali in via Campofiera numero 6.